È il momento di lasciare Lemuria. L'abbiamo attesa, l'abbiamo visitata. Sappiamo cosa dobbiamo fare ora. Ah, ok, pensavo mi stessi per dire qualcosa. Felix, salpiamo ora? In mare, dunque. Pierce? Sì, Sara, che c'è? C'è qualcosa che volevo chiederti, qualcosa che devo chiederti. Chiedi pure, Sara. Sembra che tu ed io abbiamo la stessa età, ma in realtà quanti anni hai? Vediamo. Questa è la tua domanda, Sara. Non è importante. Lo è. Sammy è molto più anziano di noi e ho paura che ti manchiamo di rispetto. Ha ragione. Non preoccupatevi di queste cose. Trattatemi come avete sempre fatto. Non va bene, devi dircelo. Non ve lo dico. Cosa? Non esageriamo. È una stupidaggine. No, Pierce, dillo. Avete paura di mancarmi di rispetto e poi avete queste pretese? Lì tra l'altro c'è un sasso. Forza, Pierce, puoi dircelo. Quanti anni hai davvero? Questa cosa non ha niente a che fare con il rispetto. Siete solo curiosi. Eh sì. Lo sapevo. Per favore, Felix, puoi farli smettere? No, ovviamente. Anche tu sei dei loro, Felix. Ne ho abbastanza, non ve lo dirò. Oh no. Comunque, dobbiamo tornare indietro. Retromarcia, torniamo indietro qui nella caverna e andiamo già subito a provare la nuova psi energia che abbiamo ottenuto, che è Sgretolio. Che alla fine è Terremoto 2, ma fa cadere di sotto i sassi. Va bene, andiamo da questa parte. La grotta continua. Ci sarà qualcosa da prendere? Ci sarà, non lo so, un altro porto a cui attraccare? Sì, c'è sicuramente un altro porto. Eccoci di nuovo allo stesso identico porto di prima, solo che, pensa un po', è distrutto. L'antica Lemuria. Siamo nella parte antica di questo posto. Allora, abbiamo rivelazione? No, abbiamo pala. Mi chiedo se anche qui, nascosto nel terreno, ci sia qualcosa. Non lo so, però intanto mi dispiace un sacco per Sara. Stiamo usando solo la sua psi energia. Vediamo. Non lo so, almeno una foglia di menta, qualcosa. Guarda però l'acqua com'è cristallina. Tra l'altro qui c'è la stessa identica fontana che abbiamo visto all'altra Lemuria. Mi chiedo se siccità possa fare qualcosa. Ne dubito. Infatti, è troppa acqua per essere asciugata tutta. Mi chiedo se appariranno dei mostri. Visto che non c'è nessuno a controllare tutto il resto, potrebbe anche darsi, eh. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro. Ah, ciao. Dove va? Fermati. Ma chissà dove si è nascosto. Oh no. Vai di tremore. Esci fuori, bello. Vieni con noi, dai. Ah, così, senza neanche combattere, ottimo. Così siamo a 7 di acqua e 6 di tutti gli altri. Abbiamo ottenuto fumo. Fumo, che cosa fai? Allora, se lo diamo a noi aumenta il PP. Blocca la psi energia del nemico, ok. Dobbiamo uscire, quindi, a parte quindi il digi, non credo ci fosse nient'altro. Beh, ne valsa sicuramente la pena. Eccoci qua, ciao Kraden di nuovo, avanziamo. Dunque, con la nostra nuova psi energia possiamo far muovere i sassoni e passare nel mare a ovest. Che per voi è di qua, per me è di qua. Fammi solo vedere, c'è qualcosa da quest'altra parte? Se non sia mai che... Esatto, no, non lasciamo indietro nulla. Più che altro, non sono sicuro di sapere dove dobbiamo andare. Cioè, so che dobbiamo andare a ovest, per voi di qua. Però, a parte quello, non sono sicuro, perché noi ora siamo qua. E uscendo da questa parte... Qua abbiamo i sassoni gemelli, però scusami. Poseidone non aveva tirato... Ah, esatto, certo, che scemo. Non aveva tirato fuori questi qua. Se noi adesso usciamo di qua, in teoria... Siamo comunque sempre nel mare a est. Vai di sgretolio. Ecco qua. E avanziamo. Vai ancora di sgretolio. Ecco qua. Allora, siamo per caso... Esatto, in una zona shortcut. Certo che siamo in una zona shortcut.
A posto. Ora dobbiamo solamente trovare un punto. A parer mio, gli unici due punti possibili possono essere o questo o questo qua. E credo sia proprio il dirupo del Gondwan, perché ci ho pensato adesso. Io, quando siamo passati di qua, avevo visto un sassone e ho detto: guarda te se quello non è un punto in cui cadere e morire. Però ho bisogno di andare da qualche parte a lasciare giù la roba, veramente. Andiamo a Daila magari, dai, facciamo girare un po' l'economia. O magari possiamo già andare... potrei aspettare e andare già nella prossima città. Fanculo i paesi poveri. No, non dire queste cose. Aspetta. Aspetta un secondo prima che ci muoviamo troppo. Noi abbiamo ancora una spada. Abbiamo solo la spada, no? Abbiamo anche il materiale. Eccolo qua. La polvere stellare. Io andrei. Andrei perché almeno... Poi non so se dall'altra parte di questo mondo c'è un altro forgiatore, però a sto punto... Che tra l'altro credo di aver capito una cosa. Con i materiali tu hai una possibilità di ottenere un oggetto randomico tra la pool che ti possono offrire. Mentre con gli oggetti arrugginiti, da dove lo trovi dipende che cosa ottieni. Perché io ho provato la volta scorsa con la lama del ladro a farlo un po' di volte e mi usciva sempre quello. Dicevo, o abbiamo una sfiga tremenda o non è possibile. Quindi per forza di cose, se solo ci fosse modo di attraccare qui. Dunque, rieccoci qua nel paese che ci ha aiutato a superare le grandi correnti. Consegniamo la spada arrugginita al forgiatore. Tieni, ci andiamo a riposare e vediamo che cosa ne abbiamo ottenuto. Tanto sono abbastanza sicuro che sia inferiore rispetto alla spada di Lemuria. Però, vediamola. Lama corsara. È inutile per tutti, purtroppo. Mi dispiace. In fondo con le medaglie abbiamo ottenuto roba comunque abbastanza utile. Vediamo dalla polvere di stelle che cosa otteniamo. Il tuo drago di stelle di polvere, più potente al tuo fianco ritornerà. Yu-Gi-Oh! Bei tempi. Fino a 5Ds io Yu-Gi-Oh! Me lo spaccavo volentieri. Dopo quello... Ma in realtà già da 5Ds ho iniziato un po' a distaccarmi da Yu-Gi-Oh! Perché i sincro non mi hanno mai attirato più di tanto. Gli Xyz zero. Da Xyz in poi basta. Vediamo. Uno scudo. Lo scudo lunare. Sembra buono. Ok, ci diminuisce l'attacco e sarebbe un po' un problema, ma uno di difesa non è niente di che. E a lui gli abbassa la difesa. Ok, no, è inferiore allo scudo attuale. Ok, non mi spreco a provare a ottenere qualcos'altro, perché essendo arrivati alle Lemuria, credo che abbiamo già la roba migliore attualmente ottenibile. Più che altro vorrei riprovare a riprendere uno di questi. Magari non ai nostri, ma quando arriveranno gli altri, questo qua potrebbe non essere male da utilizzare. Comunque, vendiamo tutto quello che non ci serve e abbiamo molto da vendere al momento. Abbiamo anche la piuma, aspetta, me l'ero scordata. E allora andiamo a usarla, aspetta. Madonna mia, quanti soldi che abbiamo fatto vendendo tutto. Pierce si è svuotato. Anche dalla piuma non mi aspetto nulla di che, però... Già che ci siamo, facciamola. Allo stato attuale, credo che tutti i materiali che troviamo sono solamente... Passami il termine, robetta. Ok, la spada non è male. Esatto, è neanche di troppo, però è inferiore a tutto quello che abbiamo attualmente. A meno che non sia un anello o qualcosa di utile, tutti i materiali che otteniamo sono relativamente inutili. Solo due materiali che saranno ottenibili più avanti saranno da tenere in considerazione, bellamente tra l'altro. Attualmente non proprio. Vediamo. Un cappellino, va bene. Il cappello di piume, che poi fa ridere che devi portare una piuma da un fabbro che ti fa un cappello. Ottimo. Fortuna resiste al vento. Fortuna 1.2. Beh, moltiplicatore quindi. Non di molto, però ora possiamo davvero addentrarci nel mare a ovest, sperando sempre di incontrare meno gente possibile. Dai. Oh, e finalmente siamo arrivati al dirupo del Gondwan, dove abbiamo trovato il nostro sasso da sgretolare. E fatto questo, si va a ovest del mondo. Dunque, allora, io non mi ricordo dove si trova un paese che dobbiamo visitare, ma noi non so dove dovremmo attraccare subito, ma c'è una città su quest'isola che devo visitare adesso, il prima possibile. Tra l'altro mi chiedo se già ora apriranno nemici più forti, visto che abbiamo cambiato mare. Beh, intanto posso risalire il fiume di qua e ritornare comunque
anarimbe. E sì, appaiono i tartadraghi. Vediamo quanto resistono. Gas dell'età 131. Woohoo. Prova del fuoco. Bel colpo. Quindi hanno all'incirca 400 di vita e ci danno... Vediamo. 800 punti esperienza. Mica male. Buono per questa zona. Non so se siamo a livello. Penso di sì, perché se abbiamo battuto la salamandra, abbiamo attraversato le mura, abbiamo battuto Poseidone e tutto, non vedo perché no. Qui c'è un punto bianco. Vediamo se si trova qualche oggetto. E abbiamo trovato un'idra. Allora facciamo così: voi due attaccate questo e voi due attaccate questo. Gas dell'età. Vediamo se la fanno fuori. Ok, loro due assieme ce la fanno. E loro due, se lui fa un colpo forte, ce la fanno. Vediamo. In lontananza intravedi dei pirati. Ma dai, ci sono delle monete. Wow, pensavo di trovarci qualcosa. Dunque, siamo già vicini alle coste. E qui già c'è la prima spiaggia dove attraccare, se il gioco mi facesse andare avanti. Ma abbiamo trovato una spiral guscio. Ok, vediamo quanto ci vuole per ucciderle. 214, la facciamo fuori. 150 no, quindi vuol dire che hanno più di 150 di vita. Facili, niente di che. Però già i nemici stanno salendo. E a proposito di risalire, dipende ora da noi dove vogliamo risalire. Ok, mi tengo lontano dagli spoiler perché voglio comunque godermi il gioco tranquillamente. Ma ho dovuto guardare un attimo la mappa per capire dove dovevamo andare. E in teoria il posto è qui. Questo però vuol dire che dobbiamo fare il giro da questa parte. Spero che ci arriviamo già subito, senza dover fare giri strani. E mi sa di no. Mi sa che il giro strano dobbiamo farlo. Proviamo a scendere sempre per il fiume e vediamo se riusciamo a incastrarci da qualche parte, tipo questa. Perfetto. Siamo all'interno della zona piena di scogli. Siamo qua dentro, perfetto. Dovremmo esserci uccello marino. Ed eccoci qua, siamo arrivati a... alla baia Ateca. Non credo ci sia nulla da fare in questa zona. Penso sia solo il porto dove arrivare. E invece c'è qualcosa da fare. Quelle belle a luce... Abbiamo trasportato queste ali dal contigo e ora le custodiamo. Se fossero danneggiate o rotte, la profezia potrebbe non avverarsi. Abbiamo costruito queste ali e le abbiamo trasportate qui per adempiere una grande profezia. Chissà quale grande grossa profezia. Allora fammi solo vedere, scusa un attimo, perché qui vedo un punto dove poter saltare. Sì, possiamo farlo, perfetto. Dipende solo da dove dobbiamo saltare, forse da là in alto. Ok, qui c'è un asse di legno, quindi possiamo farlo. Di qua prosegue. Ah, siamo fuori dal mondo, perfetto. Eccoci arrivati. Che cosa nasconderà? Non credo niente di eccezionale, però. E infatti. E ora si parte in direzione dei prossimi nemici, ovvero un pteranodonte e un lupo mannaro. Quindi noi ci occupiamo di questo e voi di questo. Bello resistente, tra l'altro, eh? Però niente di cui temere. Dicevo, andiamo in direzione, bravo Pierce che sale di livello, della prossima città.